Bienvenue à tout le monde à l'Hôtel des Galifées pour euh, cette soirée théâtre avec euh, une actrice exceptionnelle, Ottavia Piccolo, que vous avez vue au cinéma, vous avez vue au théâtre, que vous connaissez depuis longtemps et qui nous fait l'honneur de venir ici, d'être euh, chez nous à l'Hôtel des Galifées pour présenter un texte de Stefano Massini, un des euh, auteurs de théâtre les plus connus et les plus importants euh, de l'Italie d'aujourd'hui. Mi chiamo Aifa, ho i capelli bianchi. Non ho l'età per tutto questo viaggio. Se avessi potuto scegliere non avrei mosso neanche il primo passo. Poi un giorno sono partita e questo è un fatto. Se sono arrivata chi può dirlo? Di certo mi fanno male i piedi e questo è un fatto. Mi chiamo Aifa, ho i capelli bianchi. Il posto che chiamavamo casa era un gruppo di cubi di cemento. Lo chiamavano Hulalia. Mi ricordo poco degli ultimi tempi a Hulalia, forse perché c'è poco da ricordare o forse perché quel poco è meglio lasciarlo dov'era. Fatto sta, quando faccio l'errore di pensarci, mi si alza in testa una gran polvere, come quando il deserto là intorno si alzava a un tratto in aria e faceva tempesta. Poi la luce si faceva gialla, intravedevi la palla rossa del sole, dicevi è passata. E infatti la polvere si abbassava, tornavano fuori i contorni. Da bambina, questo me lo ricordo, sì, alle tempeste di polvere tremavo sempre, pensavo fosse un modo come un altro di morire. E chissà che in effetti là, dentro la polvere, una volta non sia morta anch'io. Davvero. Successe tutto come una tempesta di polvere, polvere e sabbia. Si alzò all'improvviso e senza nemmeno che mi rendessi conto ci trovammo dentro. Eppure non c'era vento quella mattina, l'aria era secca e immobile. Dietro la baracca di Rashid c'era un tubo dell'acqua che saltava fuori dal terreno. Ci avevamo attaccato anni fa a un rubinetto. E il liquido giallo che gocciolava fuori lo usavamo per lavarci. Ero là, in quel momento, con Nassima attaccata al collo. Iniziai a dirle, se vuoi ti racconto la storia di Shaban e come parlò col fiume. Riempivo intanto una bottiglia di plastica. C'era una volta una bambina come te. Vi assomigliate molto. Ma questa bambina non aveva neanche un nome, perché era comparsa all'improvviso, una notte, lasciata chissà da chi. E per questo, sul momento, la chiamarono Shaban. Quella notte era la prima notte di quel mese. Ecco, fu qui. Arrivarono con i furgoni. Non vidi niente, sentii soltanto. E poi, che cosa? Solo un gran chiasso. Urla come di bestie, spari in aria, rumore di gomme. Li stavano ammazzando tutti, come già a Faduja, a Coral, Asvar. C'erano arrivati i racconti e il vecchio Abdel Karum una sera mi disse: ho nascosto un mitra sotto il letto per difenderci se verranno. Camminando all'indietro, sgusciai il tempo di un attimo dentro ognuno dei cubi di hulalia. Ai morti non servivano più i soldi, a noi probabilmente sì. Riempì una borsa con quello che trovavo, piegai le banconote alla meno peggio e con le scarpe sporche di fango e sangue riattraversai quel cimitero. È l'ultimo ricordo che ho di casa nostra. Cosa accadde subito dopo non so dirlo. Mia sorella mi diceva un tempo, tu a Ifa, sei nata per star ferma. Io facevo sì col mento, ma nonostante questo presi la bambina in braccio e da lì ce ne andammo. Ed ecco, siamo tutti in fila, di qua e di là dai binari, allineati sotto la ferriera, immersi nel fumo che esce dalle fabbriche. Guardo fisso l'angolo estremo della curva. Abbassatevi tra i cespugli, grida qualcuno. Io ci provo, ma i ginocchi non mi danno ascolto. La ragazza con la cicatrice si è messa subito dopo la curva, sarà la prima a salire. Io un po' di metri dopo le passerò suo figlio. Mi guardo attorno, circondata di gente col terrore negli occhi, molti con bambini al collo, pronti a passarli come pacchi. Un'altra cosa che non scorderò mai di tutto questo viaggio. È la lunga attesa di quel treno. Tutti pronti a dare l'assalto con gambe esauste da tre giorni di marcia. Qualcuno grida, Allah sia con noi! E in un chiasso assordante di ferro compare il muso del treno, molto più veloce del previsto. Tanto che lo accolgono le urla di chi sa già di non farcela. Compare veloce, poi rallenta, come per socchiudere una porta. Dentro quella porta, costi quel che costi, dobbiamo entrare. Nassim lascia cadere la sua bambola di stecchi. Raida, la ragazza con la cicatrice, si aggrappa all'inferriata di un vagone di carbone e si tira su. Le passo suo figlio. Poi corro avanti, o meglio, salto sui talloni, do un bacio in fronte a Nassim, alzo con tutta la forza che ho i due. Bambini, lei li afferra e li tira contro sé, scaraventandoli come sacchi sul nero del carbone. Intanto Farid è già sopra, afferra da sotto le ascelle sadiche e lo tira su. Quanto a me, cerco di correre lungo il treno, ma le gambe non mi reggono. Una cosa che va via con noi sopra. La ragazza sul vagone di carbone mi tende un braccio, non riesco a prenderlo. Una cosa che va via con noi sopra. Rallento. Una cosa che va via con noi sopra. Mi fermo. Ho rinunciato io a salvarmi. E mentre ansimando guardo scorrere i vagoni, mi assale all'improvviso un senso così assurdo. Tutta questa strada per cosa? Per niente. Tutta questa strada per cosa se ho rinunciato io a salvarmi? Ci sono momenti misteriosi nella vita di ognuno in cui la forza che è in te viene tutta a galla e esplode come un vulcano. Credo sia la bestia che è in noi, liberata dai pensieri. Lì, lungo quel binario di Curtalan, fra gente che cadeva e altri trascinati come stoffe appese. Io so che per la prima volta, in assoluto in tutta la mia vita, io scelsi davvero di non morire. Rifiutai la morte, le diedi un calcio e con tutto che le mie gambe un attimo prima sembravano di sabbia, cominciai a correre dietro l'ultimo vagone già carico di gente. Con tutta la voce che avevo gridai la cosa più imbecille che mi salì alla bocca. Mi chiamo Aifa! E scoprì accidenti quanto è forte urlare il tuo nome. È una cosa che ti straccia il petto e ti sembra di uscir fuori da te come vomitassi l'anima. Alla vista di una vecchia che correndo urlava: Mi chiamo Aifa, ci fu chi mosse in avanti un braccio. Ancora oggi non so se lo fece davvero per afferrarmi. Non lo so, non credo. Quello che so e che io lo strinzi, come si può stringere l'ultimo filo che ti regge sull'abisso. Mi sentì tirare in alto sul carro legnami, mentre il treno prendeva velocità. Le sue scarpe erano lucide, come le vedi nei film, le sopracciglia sottilissime, come disegnate. Presi un respiro d'aria e di sale. Era il mio turno. Parli la mia lingua. Certo che parlo la tua lingua. Cosa hai fatto vecchia al piede? Perché è fasciato? No, non è niente, un incidente. Non appoggi il piede per terra, non cammini, ti ho visto prima. Io non imbarco gente con ferite infette. Se mi muori a mezza strada quando siamo in alto mare, la gente si spaventa e tutto è più difficile. Ma non ho ferite infette, non ti darò problemi. E comunque non ti voglio. Le vecchie come te si mettono a gridare alla prima onda più forte e stanotte dall'altra parte c'è mare agitato. Preferisco gente giovane, però prendi a bordo i bambini, anche loro hanno paura. Loro mi convengono, pagano uguale per meno posto. D'accordo? In genere quanto prendi per ognuno, quanto vuoi? 200 dollari più 50 per il salvagente. Beh, Te ne do 300 se mi prendi a bordo. Ti conviene? Ma non ci senti? Ti ho detto che non ti prendo. Io faccio il tragitto lungo. Vi scarico a nord, vicino Tessalonica. Così finite proprio sul continente, non su un'isola. Se fosse il tragitto corto, prenderei anche i vecchi. Ma sul tragitto lungo non mi reggete, fate solo problemi. Ma che ti importa? Se faccio problemi, mi butti giù a mare. Ti pago 400 dollari, il doppio degli altri. Ti prendo se me ne dai 500. Anticipati. Subito. Una scala di circa 50 gradini di pietra scendeva al mare. In fondo, attraccata contro un molo di legno, sotto una luce sgranata di una lampadina, stava una barca, visibilmente marcia. Dallo scafo basso, riverniciata di recente. Mi sarei tirata indietro. Se non fosse che una voce dentro di me ripeteva ancora dall'altra parte. Reggendomi a Farid entrai anch'io a bordo. La cabina e la stiva erano piene zeppe. Uno spillo non sarebbe finito a terra. Immerse dentro una strana luce viola, non eravamo meno di cento persone, strette, sedute una sull'altra, in perfetto silenzio. Sul momento. Non capimmo che senso avesse. Era così strano. Una folla mai vista si stringeva, compatta, silenziosa, davanti a una barriera altissima, a perdita d'occhio. La frontiera ungherese era un muro di rete, alto almeno sette metri illuminato da fari alogeni, controllato a vista da un esercito schierato, allineato, con maschere antigas, bastoni, scudi. Loro immobili di là dalla rete, dall'altra parte. Gli altri immobili di qua dalla rete, da questa parte. E si guardavano negli occhi, immobili in silenzio rallentammo il passo come per non disturbare ci sembrò che quella gente stesse lì da secoli da millenni immobili e noi attratti come calamite avvicinandoci ne saremmo diventati parte forse non ce ne saremmo più andati forse la fine di ogni cosa, non solo del viaggio, era quella linea continua, sterminata, quella barriera fatta di uomini e donne, vecchi e bambini, fermi, contro un muro, come un liquido intasato in un imbuto. L'unico modo per andare di là, credimi, è il mio camion. Il mio camion, ti garantisco, non lo controllano. Appena vedono cosa porto ci lasciano passare. Roba che quelli come voi non possono nemmeno toccare. Figura di viaggiarci dentro. Maiali, vi spiego. Corano o non Corano, se avete da pagare l'unico passaggio è coi maiali. Vi porto io a Danzica e da lì vi passo a Jacek. Lui vi chiude nel container e da lì in poi che Allah vi protegga. Quando i nostri, lassù in Svezia, riprendono il container, se sarete vivi tutto bene. Se no, c'è una discarica appena fuori dal porto. È già successo, non è la prima volta. Però si paga subito, a me, ora. Il container dove andiamo a chiuderci è ancora in alto, si muove su una gru. Sulla fiancata c'è un logo grandissimo. Occident Express. Nassim lo fissa. Mi tira l'orecchio. C'è scritto Stoccolma? Eh sì, certo. C'è scritto Stoccolma. Mi chiamo Aifa. Ho i capelli bianchi. Il posto che chiamavamo casa era un gruppo di cubi di cemento. Lo chiamavano Hulaglia. Non ci arriva una strada vera. Solo una striscia di sassi, terra e sassi. Un vecchio camion con le ruote sgonfie fa parte del paesaggio. Il container si abbassa, lo aprono per noi. La maniglia di ferro sta dentro la O di Occidente Express. Arrivare in fondo fa uno strano effetto ti si alza in testa una gran polvere come quando il deserto là intorno s'alzava un tratto in aria e faceva tempesta non si vedeva niente per giorni interi poi la luce si faceva gialla intravedevi la palla rossa del sole e dicevi è passata cigolio di ferro sbattere di piombo il container si apre è pieno di casse ci entriamo dentro io, Raida, Nassim, Farid, Sadik. è il 118 giorno di viaggio. Si chiude lo sportello, cigolio di ferro, sbattere di piombo. Ed ecco, è tutto buio. Solo buio. Respiro. Respiriamo. Penso, è l'ultimo sforzo. Respiro, respiriamo, ci stiamo muovendo. Mi chiamo Aifa, ho i capelli bianchi. Mi chiamo Aifa, ho i capelli bianchi. Mi chiamo Aifa, ho i capelli bianchi.